provo il nuovo X2, MX2, rivestito completamente in alluminio spazzolato, in poche parole antigraffio resistente, sottile, come vedete sottile circa meno di 1,5 cm. Sullo chassis possiamo trovare due connessioni USB 2.0 e connessione HDMI per poter connettere il nostro tablet convertibile a qualsiasi proiettore o LCD con connessione HDMI. Sullo chassis esterno troviamo anche due bottoni, uno dedicato allo spegnimento e due dedicati all'alzamento e all'abbassamento del volume. Fotocamera esterna da 8 megapixel con flash. Batteria integrata all'interno della tastiera. Parliamo di un notebook convertibile perché effettivamente lo schermo si può staccare dalla tastiera semplicemente cliccando un tasto. Rivestimento full glass, completamente touchscreen. MX2 monterà sistema operativo Windows 8, processore Atom Z2760, la configurazione avrà 4 GB di RAM e SD integrato da 64 GB, espandibile tramite micro SD. Sottostante all'X2 troviamo gli slot semimagnetici all'interno del quale potremo connettere la tastiera. Per poterlo utilizzare in modalità notebook non basta far altro che inserirlo semplicemente. Ripetiamo, sistema operativo con applicazioni integrate di Windows 8 con in background una visualizzazione di Windows 7. Anche all'interno dell'X2 è completamente in alluminio spazzolato, tastiera ad isola spaziata, con mouse multitouch. Ricordiamo che anche se abbiamo connesso il tablet alla tastiera, non viene disabilitato per modalità touchscreen. Fra due altoparlanti posti nella parte sottostante al monitor. Sarà dato in dotazione anche con un software di equalizzazione per ascoltare meglio la musica. Ricordiamo che nella parte posteriore abbiamo anche la parte del volume, grazie a quale possiamo abbassare o diminuire il volume della nostra canzone. MX2 verrà dato in dotazione con sensore NFC per poter scambiare dati con smartphone compatibili con tecnologia NFC. Ricordiamo che integrato nel tablet abbiamo una batteria con il quale mi garantisce 7 ore di utilizzo, più un'altra batteria presente all'interno della keyboard che mi permette un ulteriore utilizzo di 7 ore. Quindi totale tablet più tastiera abbiamo 14 ore di autonomia. Il prodotto sarà disponibile dal 15 novembre presso molti retailer italiani.